Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Denise e oggi voglio mostrarvi come attraverso il make-up riesco a fare delle labbra belle voluminose, plumped, ad effetto juicy, che generalmente soltanto il filler alle labbra riesce a dare. Vedremo quindi come realizzare tutto questo senza l'aiuto del chirurgo o della medicina estetica. Questa tipologia di video generalmente è tra le mie preferite, infatti ho cominciato a guardare qualche make-up tutorial su YouTube anni fa, andando proprio a cercare quella categoria di video che mi insegnasse a fare qualche tecnica per riuscire a dare questo effetto ottico alle labbra, quindi belle piene, belle carnose, voluminose. Quindi sono molto divertita nel proporre anch'io questa tipologia di video e sapere un pochino voi che cosa ne pensate. Se non l'avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale e ad attivare le notifiche per non perdervi nessuno dei miei prossimi video. Se volete seguirmi, potete farlo anche attraverso Instagram, qui sopra c'è il mio nickname attraverso il quale potrete ritrovarmi. Lì pubblico un sacco di reel, di video divertenti, di stories in cui vi faccio vedere cose, vi faccio vedere qualcosa della mia vita quotidiana, vi faccio vedere un po' di backstage. Quindi se avete piacere, potete raggiungermi anche lì. Sfoggio qui in anteprima il look finito, quindi questo è l'effetto che andremo a dare alle labbra, quindi un trucco nude, bello juicy, quasi laccato. Chiaramente tutti effetti ottici che ci aiutano a riproporre quell'effetto filler. I passaggi sono talmente pochi, talmente semplici e banali che veramente quasi mi vergogno a farvi vedere questa roba che può essere abbastanza scontata, ma magari non lo è per tutti. Quindi adesso vediamo insieme i prossimi piccoli e semplici passaggi per ottenere un effetto come questo. Ok, partiamo da qui con un pochino di zoom. Io ho delle labbra normali, non particolarmente sottili, ma neanche chissà quanto carnose o voluminose. Ho delle labbra normali nella media. Io vi suggerisco sempre di partire da delle labbra molto ben idratate e curate. Le labbra più sono sane, più sono curate e coccolate e più naturalmente da sé daranno quell'effetto nutrito e rimpolpato. Direi quindi di partire con uno scrub. Questo è uno scrub di Nuxe. Massaggiamo un pochino le labbra e poi andremo a pulire lo scrub con un asciugamano. Andiamo a pulire e già questo aiuta tanto, eh. Poi con una spugnetta leggermente sporca di fondotinta ancora vado a rendere più omogeneo il colore delle mie labbra, andando quindi a coprire i contorni naturali delle mie labbra, andiamo un po' a camuffarli e a rendere appunto l'aspetto delle labbra più omogeneo. Niente di che, appena appena, proprio poco. Ok, andiamo con la prima illusione ottica, verrà in nostro aiuto l'illuminante e ne mettiamo una punta qui sull'arco di Cupido. Questo farà sì che l'attenzione si concentri proprio al centro del labbro superiore. Ora sembra un effetto un po' mezzo sudato, però tra un po' avrà un senso. Adesso dobbiamo andare a ridisegnare i bordi delle labbra andando appunto a giocare di illusione ottica. Prendiamo una matita color nude che assomigli il più possibile al colore della nostra pelle, delle nostre labbra. Io uso una matita per labbra di Nabla Cosmetics, è la Close Up Lip Shaper e questa è la nude numero 2. Allora, un'illusione ottica che funziona molto molto bene è andare ad unire questi due punti dell'arco di Cupido. Quindi andando qui a chiuderli con una linea netta si otterrà immediatamente una dimensione del labbro superiore molto più importante. Dobbiamo appena sbordare il contorno naturale delle labbra, non è che dobbiamo completamente ridisegnare una cosa che non esiste, dobbiamo andare semplicemente a valorizzarla. Così, quindi
andare a coprire la forma naturale a cuore del labbro superiore unendo qua e poi proseguo a contornare il labbro superiore semplicemente uscendo dal bordo naturale di circa un millimetro, non azzarderei di più. Poi andiamo a ispessire un pochino il contorno, colorando un altro millimetrino all'interno. Niente di quello che sto facendo ha senso in questo momento, però tra un po' ce l'avrà. Stessa cosa dobbiamo andare a fare sotto. Io vado a sbordare, abbastanza proprio al centro del labbro inferiore. Chiaro, ci sbordo veramente tanto. Qui finisce il labbro naturale e io vado addirittura sotto, voglio creare un'ombreggiatura proprio sotto il labbro inferiore. È tutta illusione, signori, è tutto finto. Con un cotton fioc vado a sfumare verso l'interno delle labbra il colore. Quindi diamo una leggera sfumatura qua. Siamo improvvisamente tornati negli anni 80. Allora, adesso dobbiamo andare con un rossetto. Affinché possa reggere il nostro gioco, ci serve un rossetto che sia molto coprente. Questa è la ragione per cui io utilizzerò una tinta per labbra. Questa è di Too Faced, fa parte di una collezione natalizia, quindi un'edizione limitata. Si chiama Sugar Cookie ed è un color vaniglia nude molto molto chiaro. Per me è difficile trovare dei nude che stiano bene con la mia pelle, cioè che somiglino al colore della mia pelle, perché sono talmente bianca, cadaverica, che non si trovano nude così chiari. Questo per me va bene. A parte che profuma di Natale. Vabbè, che buono. Quindi utilizzate se non avete una tinta, utilizzate un rossetto coprente. Non qualcosa di cremoso o traslucido perché si vedranno le labbra naturali sotto. Allora vado e passo il rossetto ovunque io sia andata con la matita. Allora, intanto che la tinta si setta e si asciuga, una considerazione. Questo non è un trucco, labbra acqua e sapone per tutti i giorni. Ovviamente. Siamo andati completamente a ridisegnare le nostre labbra e a utilizzare alcuni effetti ottici per riempirle, per farle apparire più grandi, più carnose, quindi va bene probabilmente meglio per un look da sera in cui la luce naturale, diciamo, non ci sgama, ecco, deve essere un po' una roba antisgamo, eh? Si deve percepire questo effetto da lontano, però senza, ecco, che la luce naturale faccia vedere a tutti quanti, ecco, cosa abbiamo fatto. E praticamente non resta molto altro da fare. Adesso andiamo sopra semplicemente con un gloss che sia bello verniciato, bello laccato ad effetto riempitivo. Se avete un gel labbra volumizzante, quello con alcuni attivi urticanti all'interno come il peperoncino, bene, perché andrà immediatamente a irrorare di sangue la pelle delle nostre labbra e chiaramente saranno immediatamente più voluminose da sé. Io utilizzo questo di Nabla Cosmetics che è il Viper con cui mi trovo da Dio. È un gel trasparente per labbra, abbastanza mentolato e ha degli agenti urticanti che vanno a stimolare naturalmente il gonfiore delle labbra. Come ipertrattamento questo si può utilizzare sia prima, dopo lo scrub, lasciarlo agire un pochino e prima di andare a truccare le labbra a rimuoverlo, che dopo a fine del trucco come gloss, che è quello che andremo a fare in questo caso.
Lo lascio agire un quarto d'ora, 20 minuti e torno, quindi giusto per farvi vedere l'effetto finale che dà il Viper. Eccoci, il Viper sta cominciando a fare effetto, pizzica un pochino, sento, percepisco appena un leggero fastidio, ma comunque è un gel mentolato, quindi allevia anche questa cosa del pizzicore che di solito danno i gel col peperoncino, eccetera. Considerazioni: assomigliano un po' alle labbra della Bratz, quindi belle cicciose al centro, o quantomeno un pochino di più, quello è l'effetto. Abbiamo lavorato naturalmente di illusioni ottiche. Naturalmente non è un make-up naturale della ragazza della porta accanto, acqua e sapone, è quando vogliamo dare alle labbra un aspetto un pochino più sensuale, un pochino più pieno, è perfetto in foto, in video, per una serata, per un evento particolare. A me piace molto giocare con le mie labbra, mi piace molto definirle bene a cuore con il rossetto rosso, ma mi piace anche riempirle appunto a mo' di gommone di Bratz, come in questo caso. A me piace molto giocare in questo senso, a seconda delle occasioni, a seconda dei look. Fatemi sapere nei commenti se vi piace, se vi sembra too much, se è una cosa che vorrete riproporre, se è una cosa che non fa per voi, che non indossereste assolutamente. Grazie infinite per avermi seguito fino a qui. Vi aspetto la prossima volta per un nuovo video. Nel frattempo possiamo tenerci in contatto tramite Instagram. Lì potrete conoscere qualcosina in più di me e pubblico un sacco di reel con cui mi sto divertendo tantissimo. Per cui, se volete, vi aspetto anche lì.